Ciao mister. Ciao, buongiorno. Finalmente torna al campionato. Prima domanda, come hai ritrovato i giocatori tornati dalle nazionali? E quindi intanto se ci tracci un bilancio su di loro. Ma per quanto riguarda i ragazzi che sono rientrati, sono felice che abbiano giocato, chi più chi meno, però sono contento che i giocatori del Genoa hanno avuto la possibilità di confermarsi nelle proprie nazionali. Questo è un dato di fatto, quindi il lavoro anche di questi mesi, di questi anni, ha esaltato le caratteristiche dei singoli, quindi un merito comunque alla squadra, un merito a questo gruppo che è riuscito tramite il lavoro ad esaltare i singoli. Invece ti chiedo dei ragazzi con cui hai lavorato qua, tanti erano ancora i box, quindi ti chiedo i vari Bani, i vari Ankeye, Maturro, sono tutti disponibili, e ti chiedo anche come sta De Winter, che è tornato con qualche acciacco dalla nazionale. Sì, per la partita di domani saranno assenti Ankeye, Miretti, Messias, Zanoli, Norton Coffey, e oggi pomeriggio ci sarà l'ultimo allenamento dove andrò a valutare ancora alcune situazioni, quindi mi prendo ancora 24 ore di tempo. De Winter sta bene, ha recuperato, e ci saranno da fare delle valutazioni su altri giocatori. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Ti chiedo, hai avuto due settimane, ma tutto sommato poi pochi giorni per prepararlo con tutto il gruppo a completo, una partita contro la Roma, dove immagino che vogliate soprattutto riscattare la sconfitta con l'Hellas. Sì, abbiamo avuto realmente pochi giorni, pochissimi giorni, perché chi è rimasto si è allenato bene, chi è andato in nazionale, come ho detto poco fa, ha fatto allenamento ed è riuscito anche a mettere minutaggio sulle gambe. E ad oggi siamo in una situazione sicuramente di emergenza a livello numerico, e questo è la realtà, è un dato di fatto. Ma indipendentemente da questo, questa squadra ha sempre dimostrato e ha avuto sempre nelle sue corde, nei momenti comunque un po' più di difficoltà, nei momenti di emergenza anche a livello numerico, di fare partite importanti. Quindi io mi aspetto da parte loro, chi ci sarà in campo fin dal primo minuto, di fare una partita da Genoa. Credo anche che in questo momento la nostra resilienza deve essere una resilienza silenziosa ma molto tenacia, con grandissima veramente forza di volontà, perché indubbiamente, come ho detto, è un momento in cui ci dobbiamo compattare, unire, viste anche le assenze, ma sono convinto che chi scenderà in campo farà la sua partita e sicuramente darà tutto. Ti chiedo un'ultima cosa su Ekuban, come lo hai visto e soprattutto come si sta approcciando a questo nuovo campionato e, ripeto, il processo anche di crescita di questo ragazzo. Caleb sta lavorando, ha smaltito nelle ultime settimane il problema che aveva avuto, quindi è riuscito anche ad allenarsi con continuità, è riuscito a giocare anche, quindi mi aspetto da lui, sia che partirà o dall'inizio o subentrerà, comunque di determinare all'interno della gara, all'interno della partita. Ciao mister. Ciao, buongiorno. Hai avuto appunto due settimane per riflettere su quel secondo tempo che non ti è proprio piaciuto contro il Verona. Hai capito un po' cos'è successo? Questa è la prima domanda, diciamo, per quello che è stato. No, quello che è stato è la cosa fondamentale che so io, lo staff, sanno i ragazzi, è il valore e il peso di ogni partita, è il valore e il peso di ogni punto in questo campionato. È normale che quello che è successo l'anno scorso ce lo dobbiamo dimenticare velocemente, quello che è stato l'anno scorso ce lo dobbiamo dimenticare velocemente. Ho già espresso il mio giudizio su questo campionato nelle cosiddette medio-basse
che non mi piace chiamarle così, delle squadre si sono rinforzate tutte, quindi ci sarà da battagliare fino alle ultime giornate, ci sarà da lottare fino alle ultime giornate quest'anno. Questa è una realtà, è una consapevolezza che io ho sempre avuto, ma anche l'anno scorso, quando le cose sono andate benissimo negli ultimi tre mesi della scorsa stagione. Ma quest'anno sicuramente ho mantenuto questo tipo di profilo mentale, cerco di trasmetterlo ai ragazzi, soprattutto dopo la fine del mercato, e quindi questo diventa determinante nell'economia della stagione, diventa determinante nell'economia di ogni settimana. I punti pesano, lo sappiamo, quindi noi dobbiamo fare ben presente a questo tipo di situazione, e i ragazzi lo sanno, i ragazzi abbiamo avuto modo di parlarne, e quindi sanno anche l'importanza di ogni partita, che si giochi contro il Verona o che si giochi contro la Roma o l'Inter. Ecco, venendo alla Roma, che ha iniziato insomma non proprio benissimo, non ti dico di dirci i punti deboli su cui intendete attaccarla, però quali sono invece i punti di forza di questa squadra? Si parla di una squadra realmente già forte, molto forte la scorsa stagione. Quest'anno con l'inserimento di Hermoso, Hummels, Dobrik, Sule, Selemakers, con giocatori come Dybala, Paredes, Cristante, Pellegrini, Mancini, è una squadra che negli ultimi tre anni, dopo la vittoria di Conference, una finale persa e una semifinale persa la scorsa stagione, è una squadra incredibile se si va ad analizzare a livello tecnico, a livello fisico, per quello che sono riusciti a creare anche in questo mercato, per quello che sono riusciti ad ottenere. Quindi questa è la consapevolezza di affrontare una squadra realmente molto ma molto forte. Noi da parte nostra dobbiamo avere la grandissima consapevolezza di mantenere un profilo di umiltà e di sacrificio alto, consapevoli noi che in questi tipi di partite ci possiamo esaltare, e dobbiamo farlo attraverso l'atteggiamento, attraverso la tenacia, come dicevo prima. Questo è determinante. Ciao mister. Ciao. Senti, la settimana scorsa il presidente ha fatto un quadro, insomma ha parlato di il fatto che non si possano fare voli pindarici, un concetto che almeno per noi credo fosse abbastanza chiaro già da tempo, tu lo avevi fatto capire e spiegato, ma forse per i tifosi non era ancora chiarissimo. Ti chiedo, per te è chiaro, ecco, il sentimento della squadra, cioè dopo il campionato dell'anno scorso, diciamo, c'è secondo te diciamo il senso di quello che sarà quest'anno, cioè il fatto che comunque bisogna fare questa battaglia fino alle ultime giornate? Ma ci deve essere, è un sentimento che noi dobbiamo avere, perché non possiamo pensare, e non lo pensiamo, di essere superiori. In qualsiasi partita, come ho detto prima, sia che si gioca in casa col Verona, col Cagliari, sia che si gioca a Milano, a Torino, in casa con la Juve, noi non possiamo permetterci questo tipo di atteggiamento. I ragazzi lo sanno, come ho detto prima ne abbiamo parlato, è normale che quello che si dice, no, che si è detto prima, che poi va nell'economia della squadra e di tutto l'ambiente. Io credo sempre che bisogna parlare sempre molto ma molto chiaro, bisogna essere sempre molto realisti. È normale che l'anno scorso abbiamo abituato bene realmente tutto l'ambiente, e quindi quando vai sotto 1-0 in casa col Verona, anche a livello mentale, non ti può sembrare vero, no? E invece sì, invece la realtà della Serie A, invece sono situazioni che possono capitare, ma bisogna essere bravi a rimanere in partita, bisogna essere bravi a mantenere lucidità anche in questi momenti. E sono tutte cose che ci siamo detti con la squadra, abbiamo parlato, e quindi ci deve essere, e sono convinto che ci sarà anche da parte dei ragazzi questo tipo di atteggiamento e questo tipo di mentalità. Mister, onestamente, come vedi Vitigna? Sembra un po' che il fatto che non sta segnando lo pesi un po', vedo che delle volte tira anche con l'uomo addosso, insomma, c'ha questa volontà, è così?
Vitigna ha preso una grandissima responsabilità quest'anno. Quest'anno ha sicuramente un peso diverso rispetto alla scorsa stagione. Quindi dovremo essere molto bravi tutti noi a snellirgli questo peso, e da parte della squadra, da parte mia, e lui giocare come sa. Quindi togliersi da addosso questo tipo di cosa, perché ha estro, ha forza, ha spunto, quindi noi crediamo molto in lui, io credo molto in lui, quindi questo è, ecco, il mio pensiero. Anche egli è solo una questione di condizione, essendo stato fuori un mese e mezzo, o ha avuto qualche altro tipo di problema? Sì, ha avuto un piccolo problema alla caviglia, e in più sicuramente è stato fuori parecchio tempo, quindi è stato un inserimento anche con lui graduale, e mi auguro che gli altri ragazzi piano piano a livello sicuramente medico possano rientrare, perché abbiamo sicuramente bisogno di giocatori come Messias, di giocatori come Miretti, comunque Zanoli, Brook, purtroppo non sono riuscito ancora a vederlo perché è arrivato già con delle problematiche, quindi avrò modo poi di vederlo nelle prossime settimane quando rientrerà, e ecco questo. Mister, buongiorno. Lino, buongiorno. Hai parlato di tecnica, tattica, di avversari, di tutto. La mia domanda è: la conferenza stampa del presidente, da parte tua e da parte dei giocatori, come è stata presa? No, per me il presidente ha rispecchiato la realtà, il pensiero sicuramente mio, che non si può fare voli pindalici, che bisogna pensare partita dopo partita, quindi questa è la base. Ad oggi ci aspetta un mini campionato fino alla prossima sosta, è un mini campionato difficile, stimolante, emozionante, sì, assolutamente, mi riferisco a tutte le partite e anche quella. Quindi io, il mio pensiero è di pensare una partita alla volta. Ad oggi non ho le mie forze si rivolgono totalmente sulla partita di domani, poi da dopodomani penseremo a Venezia, e dopo Venezia si penserà al derby. E della conferenza del direttore sportivo Tolini dentro lo spogliatoio, e te cosa ne pensi? Dentro lo spogliatoio quale? Quello che ha detto nell'intervista al Secolo XIX il direttore sportivo Tolini. Beh, il direttore come il presidente hanno tutto il diritto di esprimere i propri pensieri, assolutamente rispettabili, e io tocco con mano quotidianamente, minuto dopo minuto, e ho sensazioni chiare, ho sensazioni chiare da parte dei ragazzi, da parte della squadra. Quindi è normale che il direttore ha parlato del mercato, ha fatto un discorso generale, totalmente generale, ed è normale che se uno va a vedere quello che domani incontriamo, una squadra come la Roma, quello che ha investito la Roma nel mercato, milioni. Quanto? Io dicevo 100-130 milioni, no? Nel mercato estivo, e noi siamo stati bravissimi comunque a incassare, non quella cifra, ma siamo stati bravissimi a incassare, a valorizzare i giocatori per poter incassare cifre importanti. Quindi stiamo parlando di due realtà completamente diverse, di due modi di pensare in questo momento, ecco, con equilibri diversi. Cioè, le prime due domande sono state fatte in base a qualche cosa che ho visto col Verona, perché 4 punti vanno bene dopo le 3 giornate di campionato. Sì, ma siamo andati sotto, perché ci hanno mollato così? L'avete capito?
No, non hanno mollato i ragazzi, no, assolutamente, non c'è stato quel pensiero lì e ti dico la verità, vi dico anche la verità, non è stato un momento di appagamento, un momento di dover mollare dentro la partita, quello assolutamente, perché se mi dovessi accorgere di una roba del genere non rispecchierebbe quello che sono le richieste, ma non rispecchierebbe neanche il gruppo o squadra, perché non sono così. È quello che vi dicevo prima, le aspettative, la possibilità anche di andare sotto in casa col Verona, perché siamo in Serie A, la possibilità dopo aver fatto un buon primo tempo, dopo aver avuto occasioni con Vasquez, con Messias, e quindi prendi un colpo, una botta, prendi un colpo così e dici adesso devo recuperare a tutti i costi, adesso dopo pochi minuti rigore, quindi sono partite in Serie A, sono segnate dai dettagli e dagli episodi, quindi questa è... Non ha paura solamente il Genoa, perché anche la Roma per tutta la settimana De Rossi si è preoccupato di una cosa, come giochi, in particolare no, in difesa. Non credo, Lino, che Daniele si preoccupi di come... Le fonti romane dicono che se giocava Bani lui voleva... Daniele voleva trovare il falso nome come Dybala da questo punto di Rossi, vista per dare punti di riferimento. Beh, questa è anche una cosa positiva. Sì, De Rossi è talmente bravo e ha dimostrato sia la scorsa stagione, sta dimostrando comunque di avere dei valori non solo umani ma anche tecnici, e quindi ha in mano una squadra importante. E quindi noi, come ho detto prima, per chiudere, ho una grande consapevolezza dei miei ragazzi, di chi ci sarà domani in campo, e che c'è la voglia comunque di saper soffrire, c'è la voglia di stare dentro la partita e di poter mettere in difficoltà anche in alcuni momenti una grande squadra come la Roma, perché non è che possiamo difenderci e basta, quindi dobbiamo avere quel tipo di spirito, quel tipo di mentalità, quel tipo anche di aggressività per poter recuperare palla e per poter essere incisivi. La domanda dalle 100 pistole è l'ultima. Sono 2 mesi che tu hai i giovani, sì, cresciuti nel settore giovanile e anche fuori dal settore giovanile, che lavorano con te. Sì. Qual è la tua impressione sul futuro di questi giovani e se potranno dare un contributo alla causa? Bene, con noi i vari Onest, Ecator, Accornero, Masini, sono tutti ragazzi che ormai sono con noi sia dal ritiro, che poi hanno proseguito il lavoro con noi, e sono giocatori che hanno sicuramente, penso ad Onest 2008, a prospettiva, giocatori di prospettiva, però son ragazzi giovani. Se sono bravi, secondo me i giovani vanno fatti piano piano, vanno inseriti, vanno fatti giocare. È normale che nel far giocare i ragazzini di 16-17 anni comporta, può essere che comporti a degli errori, a delle situazioni, però quello fa parte, quindi da parte mia c'è la volontà di continuare a inserire comunque i giovani in questa squadra, l'ho dimostrato, l'abbiamo dimostrato anche in questi anni, e starà a loro farsi trovare pronti e starà a loro continuare ad allenarsi in questo modo. E sono ragazzi per bene, che la cosa fondamentale, lavorano, hanno voglia di imparare, quindi c'è possibilità di miglioramento anche costante da parte nostra nei loro confronti, per questo miglioramento da parte loro comunque nella loro crescita. Posto? Grazie. Grazie, buona giornata a tutti.